La vita ha perso contro la morte, ma la memoria vince nella lotta contro il nulla. Svetan Todorov. Bentornati amici ed amiche di Storia per le Tre Età. Questa settimana che si conclude ha visto la celebrazione lo scorso giovedì 10 febbraio della giornata del ricordo, istituita appunto con una legge del 30 marzo del 2004, con la quale si vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale. Appunto, si vogliono ricordare con questa particolare celebrazione tutte le vittime delle foibe. Foibe, questa parola che era sconosciuta fino alla fine degli anni 80 e anche oltre, e tuttora non è conosciuta da tutte le persone nel resto d'Italia. Ma specifichiamo che cosa sono le foibe in effetti, in realtà. La foiba è un vocabolo che deriva dal latino fovea, che significa fossa, abisso. Fino a pochi anni fa il termine si trovava solo nei testi di geologia per definire uno dei tanti fenomeni carsici tipici della Venezia Giulia. E le foibe sono delle cavità naturali, voragini a forma di imbuto, che sprofondano più o meno verticalmente nel terreno per decine di metri, talvolta con salti di 200-300 metri. Sono in pratica degli autentici pozzi naturali, abissi che appaiono all'improvviso sul territorio. Possono avere dimensioni molto variabili, da quella per esempio che esiste a Pisino, che è la più vasta dell'Istria, a quelle esistenti sul Carso triestino. La bocca della foiba o inghiottitoio ha di solito un'apertura della larghezza di pochi metri, come questa che vedete rappresentata, ed è quasi sempre semi occultata dalla vegetazione spontanea che vi cresce attorno, per cui risulta di difficile localizzazione. Sotto l'apertura si spalanga la voragine, che ha un andamento quasi sempre molto irregolare e tortuoso, che si sviluppa in cunicoli e anfratti inaccessibili all'uomo. Sovente è difficile, se non impossibile, capire dove finisca la voragine, perché essa molte volte si dirama in un dedalo di stretti pertugi che continuano a scendere perdendosi nelle viscere della terra. Un censimento effettuato dalla Società Alpina delle Giulie rilevò l'esistenza di circa un migliaio di foibe nella sola provincia di Trieste, mentre per l'intera regione Friuli Venezia Giulia le cavità conosciute sono superiori a 1700, perché esiste una sorta di catasto di queste grotte, ognuna ha il proprio numero di identificazione. Nel passato queste cavità vennero utilizzate dai contadini del posto, del luogo, per eliminare sterpaglie, macerie, carcasse di animali morti, vecchie suppellettili e più in generale prodotti deteriorati. Per risalire alla genesi della tragedia delle foibe ed all'uso improprio che venne fatto di queste cavità durante nelle fasi finali della Seconda Guerra Mondiale, dobbiamo appunto tornare a una conflittualità nata già durante l'impero austro-ungarico, che dopo la sconfitta di quest'ultimo da parte del Regno d'Italia si esacerbò fortemente con l'avvento del fascismo e con le politiche
di italianizzazione forzata che il regime compì sulle popolazioni slave autoctone del territorio. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e l'invasione della Jugoslavia da parte delle truppe dell'Asse, dalle truppe italiane e tedesche del 6 aprile 1941, questi scontri raggiunsero una punta molto alta, proprio perché nel fronte balcanico, nell'area della ex, della ormai dissolta a seguito dell'invasione italiana, ex Jugoslavia, le azioni dell'esercito italiano sono completamente in contrapposizione a quelle che è la nomea del soldato italiano, del buon italiano, che rispetto agli altri paesi belligeranti aveva un esercito che si comportava sempre bene nei confronti della popolazione. È l'esplicitazione e l'esternazione massima di questo tipo di atteggiamento fu dalla parte del generale Mario Roatta, appunto, compiuta con un documento che è la circolare 3C, che è un documento scritto che è arrivato fino a noi, dove il generale Roatta dice che nei confronti dei partigiani e che compivano azioni di guerriglia contro le truppe italiane non si dovesse applicare il detto occhio per occhio, dente per dente, ma si dovesse applicare il principio della testa per dente. Il voto contrario del Gran Consiglio del Fascismo nei confronti del duce Mussolini portò all'arresto di quest'ultimo da parte del re e alla nomina a capo del governo del maresciallo Badoglio, che subito iniziò delle trattative segrete con gli alleati che portarono il successivo 8 settembre all'armistizio e alla cessazione delle ostilità tra l'Italia e gli alleati. Il clima nella Venezia Giulia nei primi giorni del settembre 43 era simile a quello del resto d'Italia. Tutti quanti pensavano che dopo la caduta del fascismo il conflitto si sarebbe concluso, ma la comunicazione radio della sera dell'8 settembre annuncia appunto che la guerra continua e che si dovranno rispondere agli attacchi da qualsiasi parte essi provengano. Nella Venezia Giulia, i reparti militari italiani, in assenza di contatti e collegamenti con i comandi superiori, iniziarono a sbandarsi davanti all'ipotesi dell'aggressione tedesca. Dando inizio a quello sfaldamento generale delle forze armate che in pochi giorni portò a collasso totale non solo dell'esercito, ma di tutto l'apparato statale italiano sul territorio. Questa dissoluzione dello Stato nella Venezia Giulia fu rapidissima e i paesi della regione si trovarono in balia di se stessi, in particolare le principali città di confine, del confine orientale, Trieste, Gorizia, Pola e Fiume. E nella parte interna dell'Istria, in particolare, l'assenza di potere, la vacatio legis lasciata appunto dall'assenza del governo italiano, portò alla comparsa di colpo di partigiani comunisti che iniziarono a occupare quelle località dove non c'era più traccia delle forze dell'ordine del Regno d'Italia e si instaurarono dei poteri popolari gestiti da comitati popolari di liberazione, orientati verso il Partito Comunista Jugoslavo. Parallelamente, diversi partigiani dell'Esercito Popolare di Liberazione Jugoslava varcarono il vecchio confine, raggiungendo diverse località della penisola istriana e dell'Isontino. La situazione divenne ben presto caotica in un crescente di
un clima crescente di anarchia e di violenza diffusa. Ci furono saccheggi di magazzini e di negozi e vennero dati alle fiamme diversi archivi comunali. Ovviamente, approfittando del caos, ci furono pestaggi e violenze contro i personaggi che erano compromessi con il regime fascista, ma anche nei confronti di persone estranee e incolpevoli, come donne e ragazze. E ci furono anche violenze e uccisioni dovute non solo a motivazioni di tipo ideologico, ma anche per vendette personali. Vennero presi di mira poi principalmente, arrestati, deportati e uccisi gli appartenenti alle forze dell'ordine, come carabinieri, agenti di polizia, guardie forestali, cioè tutti quelli che rappresentavano al momento lo Stato italiano, come pure maestri, bidelli, podestà, segretari comunali, postini, insomma tutto ciò quello che rappresentava la vecchia amministrazione statale italiana. E ci furono già in questo periodo, ma torneremo fra qualche minuto su questo argomento, le prime giustizie sommarie da parte dei partigiani titini nei confronti di italiani che furono appunto infoibati. Già subito all'indomani dell'8 settembre 1943 le truppe tedesche oltrepassarono il confine del Brennero e dilagarono nella penisola, perché i tedeschi già da tempo avevano pronto un piano, il piano Fall-Axe, che prevedeva appunto l'invasione e l'occupazione dell'Italia nel caso quest'ultima avesse defezionato, si fosse cioè sganciata dall'alleanza nella guerra contro gli alleati. Quando questo avvenne con l'armistizio di Cassibile, i tedeschi diedero appunto il via a questo piano d'invasione, che portò il successivo ottobre, con l'operazione Nubifragio, alla conquista dei territori del litorale adriatico, operazione Falkenbrück, che durò dal 2 al 9 ottobre 1943 e che condusse alla sconfitta dei residui partigiani presenti sul territorio. Paradossalmente, questa operazione, che venne condotta da divisioni di elite dell'esercito tedesco, divisioni delle Waffen-Schutzstaffel, le SS combattenti, dei quali una era la divisione Leibstandarte Adolf Hitler, che era derivata dalla guardia pretoriana, la guardia del corpo di Hitler, e la seconda, dicevo, paradossalmente si chiamava SS, divisione SS Prinz Eugen, cioè portava il nome di un principe di Savoia, il principe Eugenio di Savonia, che aveva servito gli Asburgo all'inizio del 1700, durante la guerra che l'impero asburgico portava contro gli ottomani. E il principe Eugenio di Savoia era stato l'eroe della battaglia di Peterwaradino, quando aveva sbaragliato le truppe ottomane del Gran Visir, e per questo è ricordato tuttora con una grande statua equestre a Vienna. Dico, ho detto paradossalmente, perché fu una divisione che portava il nome di un principe di Savoia a neutralizzare in appena una settimana tutte quelle che erano state le conquiste della dinastia dei Savoia sul confine orientale con la Grande Guerra. Appunto, i tedeschi, nell'ottobre del 1943, dopo aver sconfitto i residui reparti partigiani presenti sul territorio, completarono
l'occupazione dell'intera Venezia Giulia e della Dalmazia e costituirono questo Adriatische Küstenland, cioè la zona di operazione di operazioni del litorale adriatico, che riproponeva dal punto di vista geopolitico il vecchio litorale austriaco di asburgica memoria. Nel corso del 1944 l'attività partigiana riprese vigore e cominciò a mettere in atto azioni di sabotaggio e di irruzione delle linee di comunicazione tedesche. A queste operazioni i tedeschi reagirono rabbiosamente mettendo in atto una politica repressiva contro chiunque fosse sospettato di collusione con il movimento partigiano e molte migliaia di persone furono arrestate e deportate in Germania. Poté evitare il collasso delle forze armate germaniche man mano che la guerra incalzava e si appunto si concretizzò, come sappiamo, questo disfacimento dell'apparato militare anche tedesco nell'aprile del 1945, quando le forze armate della Germania nazista, attaccate su più fronti, entrarono nella fase finale di una crisi ormai irreversibile e fu chiaro a tutti che la fine della guerra era questione di giorni. Quando ci fu la resa delle forze germaniche in Italia, che con la firma a Caserta il 29 aprile 1945 della resa di tutte le forze tedesche presenti sul territorio italiano, che divenne effettiva dal 2 maggio, comportò che già dal giorno precedente, dal 1 maggio 1945, anticipando e facendo una vera corsa sui neozelandesi, giunsero a Trieste le truppe titine, così anche come la conquista di Gorizia e di Monfalcone, mentre nei giorni seguenti l'esercito di Tito entrò a Fiume e a Pola, completando l'occupazione dell'intera Venezia Giulia. Gli jugoslavi dichiararono l'annessione unilaterale dell'intera regione e festeggiarono l'avvenimento con manifestazioni e cortei pubblici in tutte le località. E contemporaneamente alla presa del potere dalla parte delle nuove autorità comuniste iniziarono gli arresti e le deportazioni di migliaia di persone ad opera della polizia segreta jugoslava, che era a seguito di questo esercito di liberazione. La polizia segreta jugoslava, la cosiddetta OZNA, che fece calare su tutta la Venezia Giulia una pesantissima cappa di oppressione e di paura che avvolse la gran parte della popolazione. I numerosi membri del Comitato di Liberazione Nazionale Giuliano furono fra gli obiettivi principali degli jugoslavi, infatti vennero arrestati e uccisi o costretti nuovamente alla clandestinità per sfuggire alle persecuzioni. Si colpivano principalmente gli elementi del Comitato di Liberazione Nazionale perché li si vedeva come degli antagonisti sulla slavizzazione di quelle terre. Le deportazioni e le uccisioni riguardarono quelli che agli occhi dell'OZNA potevano rappresentare un possibile ostacolo ai piani annessionistici jugoslavi. Se per l'autunno del 43, di cui parlavamo prima, si era trattato di circa 500 persone infoibate in Istria, o si può arrivare a un numero oscillante fra 750 e 1000 se si comprende anche tutta la Dalmazia, per le deportazioni e le uccisioni del maggio-giugno 45 le stime più accreditate si orientano su diverse migliaia di vittime e fra questi avremo anche, come vedremo, anche molti sacerdoti di nazionalità italiana e nativi di quei luoghi. Alla fine della guerra le autorità comuniste jugoslave si insediarono
in tutte le principali città e località della Venezia Giulia, e l'ondata di violenza a danno della popolazione avvenne in modo capillare. Qui nelle foto vediamo le truppe titine che occupano Trieste e danno inizio ai 40 giorni di occupazione titina della città. Ma tutte le località medio-piccole dell'Istria e della Dalmazia subirono la stessa sorte. No, nel dopoguerra si venne a sapere che in diverse foibe furono gettate numerose vittime di quei drammatici giorni, ma i confini erano ormai cambiati e le ricerche risultarono impossibili, perché quasi tutte le foibe carsiche sono rimaste in territorio divenuto poi jugoslavo, quelli corrispondenti a quelli che oggi sono i territori della Slovenia e della Croazia. In Italia erano rimaste soltanto le cavità di Basovizza, Morrupino e dell'abisso Plutone, che era sempre vicino a Trieste. Quello che è una delle più grandi foibe di Trieste, foibe e lavoraggi di Basovizza, in realtà non è una vera e propria foiba naturale, ma il pozzo di una vecchia miniera abbandonata, e che è stata dichiarata solo nel 92 monumento nazionale, che è diventato il memoriale principale per tutte le vittime degli eccidi perpetrati dagli jugoslavi di Tito sia nel 1943 che nel 1945. E in relazione appunto ai due diversi tempi dell'attuazione di questi eccidi, ricordiamo, per quanto riguarda la prima fase, quella del 1943, l'uccisione della studentessa italiana Norma Cossetto, studentessa all'Ateneo di Padova, dove stava per laurearsi in lettere con una tesi dal titolo Istria Rossa, che è stato poi il titolo anche di un film che è stato prodotto non tantissimi anni fa. Istria Rossa deriva il nome dal colore del terreno in una certa parte della penisola. Successivamente allo sfascio dello Stato italiano dell'8 settembre 1943, del tutti a casa dell'esercito appunto italiano e l'abbandono delle armi, Norma si vide piombare in casa i partigiani titini, che la invitano ad aderire al movimento partigiano comunista. Norma si rifiuta, viene prima rilasciata, ma poi il 27 settembre, prelevata, viene portata a Parenzo e, dopo il suo rifiuto di aderire al comunismo, viene arrestata come definitivamente come nemico del popolo. Dopodiché viene sottoposta per giorni e giorni a sevizie e torture di ogni tipo. Viene stuprata a non finire, e sarà solo dopo quasi una settimana che, legata ad altri sventurati nemici del popolo, il suo calvario avrà fine nelle nere fauci della foiba di Villa Surani. Così finisce la vita a soli 23 anni di questa giovane, che la cui solo colpa era di essere la figlia di un podestà, di un sindaco. E dal 9 dicembre 2004 il presidente della Repubblica Calazzelio Ciampi le ha conferito la medaglia d'oro alla memoria a valor civile con la motivazione: una luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. Invece a destra vediamo un esempio, diciamo, che fa da pendant, ma anche come limite temporale opposto alla tragedia delle foibe, perché riguarda il beato Don Francesco Bonifacio, che fu ucciso dopo la fine della guerra. Infatti, Don Francesco fu gettato probabilmente nelle foibe, perché il suo corpo non è mai stato ritrovato,
presumibilmente la data attorno all'11 settembre 1946. Don Francesco era nativo dell'Istria, di queste terre, infatti era nato a Pirano il 7 settembre 1912, in una famiglia poverissima, e dopo aver frequentato il seminario di Capodistria e poi successivamente il seminario teologico centrale di Gorizia per approfondire gli studi di teologia, era ritornato nella sua terra per esercitare il suo ministero. Però dopo l'armistizio si percepì, dell'8 settembre, si percepì con sempre maggiore chiarezza che la contrapposizione delle forze in campo avrebbe portato a considerare come nemici qualsiasi rappresentante italiano, ancorché che fosse un ministro di Dio. Nonostante invidi del suo vescovo a lasciare quei territori, Don Francesco diceva che non avrebbe mai lasciato il proprio gregge, che gli era stato affidato e che doveva continuare a guidare anche in quei perigliosi tempi. La fine di Don Francesco è anche quasi sicuramente da addebitare all'ozna, perché fu prelevato da due agenti dell'ozna e di lui non si seppe più nulla, nonostante l'interessamento del vescovo, suo vescovo, Monsignor Santin, che interessò sacerdoti croati che avevano contatti con le autorità comuniste di Abbazia, la odierna Opazia. Fatto sta che Don Francesco sparì per sempre e di lui, come ho detto, non si seppe più nulla. Dopo 40 giorni di occupazione titina, l'accordo per l'amministrazione provvisoria della Venezia Giulia, sottoscritto a Belgrado fra gli alleati e le autorità con l'esercito di Tito, portò appunto all'accordo di Belgrado del 9 giugno 1945, dove all'articolo 1 si stabilì che la porzione del territorio della Venezia Giulia, che include Trieste, le strade ferrate, le strade da là all'Aosta, via Gorizia, Caporetto e Tarvisio, assieme a Pola ed agli approdi sulla costa occidentale dell'Istria, dovevano essere posti sotto il comando e il controllo del comandante supremo alleato. Inizia così la suddivisione delle terre del confine orientale fra zona A, sotto il controllo del GMA, governo militare alleato, e la zona B sotto il controllo jugoslavo, e questo durerà fino all'ottobre 1954, quando, dopo una serie di movimenti di popolo e di tentativi diplomatici di risolvere la questione, finalmente Trieste ritornerà a far parte dell'Italia. E dopo la fine della guerra è iniziato il triste compito di recupero delle salme, e questa è andata avanti per parecchio tempo, e talvolta gli operatori hanno dovuto fare uso anche di maschere antigas per i miasmi della putrefazione che i corpi ormai in avanzato stato di decomposizione emanavano. È iniziato appunto questo penoso lavoro di recupero per dare una degna e santa sepoltura a queste vittime, che non avevano avuto altra colpa che di rappresentare il famigerato oppressore fascista italiano, anche se erano persone che non avevano avuto nessun tipo di collegamento con il regime fascista. Ma questo fu anche una vendetta per quello che avevo detto prima, per il modo in cui l'esercito italiano aveva condotto la guerra nei Balcani con una particolare ferocia. Questa tragedia dei
delle foibe fu per molti anni negata sia da parte jugoslava, ma la verità non fu ricercata neanche da parte italiana. Col trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, perciò la giornata del ricordo è commemorata proprio ogni anno il 10 febbraio, inizia l'esodo di circa 300.000 profughi di queste zone titini, e le autorità comuniste fecero di tutto per cercare di espellere questi italiani che erano ormai indesiderati. E la punta più alta di questa repressione fu l'episodio sulla spiaggia di Vergarolla dell'estate del 1946, quando dei reperti di depositi bellici che erano sulla spiaggia e che dovevano essere inerti furono innescati e si provocò una strage fra gli italiani, appunto di Pola. Vergarolla è una spiaggia vicino Pola, e ci furono molte vittime fra gli italiani. Quindi Tito, per motivi politici, non ci fu questo tentativo, questa richiesta di verità da parte degli italiani nei confronti del leader del Partito Comunista e leader della nazione jugoslava. Nelle foibe, oltre agli italiani, ci furono anche, non molte, ma ci furono anche vittime di nazionalità croata e slovena, che erano stati additati come collaborazionisti dei nazifascisti. Concludiamo con quello di uno degli eventi più belli che siano mai avvenuti nei rapporti fra Italia e ex repubbliche jugoslave, in particolare la Slovenia, che ha avuto luogo alla foiba di Basovizza, quella più rappresentativa del caso triestino, il 13 luglio 2020, quando il presidente italiano Sergio Mattarella e il suo omologo sloveno Borut Pahor hanno, alla fine di una cerimonia dove si sono onorate le vittime delle foibe, si sono tenuti per mano durante questa commemorazione. E questo forse è l'atto simbolico che ha avuto la più grande valenza e che ha sicuramente più valore di qualsiasi trattato scritto.